Ciao, ciao a tutti e benvenuti su Archidee. In questo video vi farò vedere come dipingo con i colori della Angelus un paio di scarpe della Nike, di mia figlia Giulia con un soggetto scelto da lei. E adesso vi starete chiedendo perché invece sto dipingendo un portamonete da uomo. E sto dipingendo questo portamonete perché volevo prima provare il disegno su un altro supporto invece che farlo direttamente sulle scarpe perché non ero sicura che venisse bene il soggetto che lei aveva scelto. Lei voleva infatti sulle scarpe dei tentacoli di un polipo o di un mostro marino e poi un'onda marina e voleva mettere su una scarpa un disegno e sull'altra scarpa un altro disegno, ma vedrete che siamo riusciti a fare due scarpe diverse, ma con dei disegni che si combinano tra loro e questo mi piace molto di più, rispetto a quello che mi aveva chiesto, che era proprio due scarpe completamente diverse che non c'entravano niente l'una con l'altra. Invece ho combinato i due disegni per fare in modo che si vede che siano due scarpe coordinate. La prova che ho fatto sul portamonete è una prova in versione in negativo, perché poi in realtà le scarpe sono bianche e il mio disegno sarà nero, invece qui avevo un portafogli nero e ho fatto appunto il disegno bianco. I colori della Angelus vi ricordo che sono dei colori che si possono utilizzare su tantissimi supporti e soprattutto vengono utilizzati da tantissimi artisti a livello internazionale, su pelle ed ecopelle. E con questi colori ho già realizzato altri due video. Nel primo video vi facevo vedere come ho dipinto un mio paio di anfibi su cui ho messo farfalle e fiori, tutti soggetti che a mia figlia, ovviamente non piacevano. E poi vi faccio vedere in un altro video come ho dipinto uno zainetto in ecopelle bianco. Vi confermo quello che era il mio parere già nei video precedenti. Il mio parere su questi colori è che siano dei colori veramente ottimi. Hanno un'ottima coprenza. Ovviamente, se si va con colori a contrasto rispetto al fondo, non basta una sola mano di colore, ma ce ne vogliono almeno due. E io in realtà ho dato due mani di colore su tutte le parti che vedete dipinte per una maggiore sicurezza nella tenuta. E l'indicazione di mia figlia era che da queste scarpe dovesse scomparire ogni traccia del colore rosa perché non le piaceva. E le abbiamo prese di questo colore semplicemente perché erano in offerta e quindi ho detto va bene, sono ottime per fare il mio primo tentativo sulle scarpe della Nike. Ho quindi iniziato a coprire tutta la parte rosa della prima scarpa con il blu primario che sta nello starter kit mescolato a un pochino di bianco perché ho visto che tutti i colori, se utilizzati insieme a un po' di bianco, coprono di più, a eccezione ovviamente del nero. E ho dato due mani di questo colore su tutte le parti rosa della scarpa. Se vi devo dare un consiglio proprio spassionato, io vi consiglio di prendere delle scarpe, che siano di partenza già tutte quante bianche. Per quanto riguarda i colori e i pennelli che sto utilizzando, visto che poi me lo chiedete spesso anche sugli altri social, mi è capitato di ricevere dei messaggi anche su Instagram, e vi ricordo che io ve li metto sempre tutti quanti nell'info box. Quindi nell'info box trovate proprio i link di affiliazione Amazon dove poter acquistare questi colori. E una cosa che non faccio vedere in questo video, ma che è importantissima e va fatta sempre prima di ogni operazione di pittura, è sgrassare la superficie delle scarpe. E nel kit c'è anche proprio il prodotto per sgrassare che ha un odore praticamente identico all'acetone, quindi secondo me è acetone. E ho passato quel prodotto con un batuffolo di ovatta su tutte le parti della scarpa dopo aver tolto i lacci.
e lo avevo passato anche sul portamonete che avete visto all'inizio del video. Per quanto riguarda l'utilizzo del colore, volevo consigliarvi di utilizzare sempre il colore pieno e mai diluito. E in questo caso, infatti, vedete che il mio colore è un po' diluito e non copre bene. Ho utilizzato il colore diluito semplicemente perché avevo lavato, il pennello nel passaggio da un colore all'altro e, non lo avevo asciugato bene, quindi era rimasta un po' d'acqua nel pennello e mi ha annacquato il colore. Quindi poi quando ho continuato a dipingere sono stata sempre molto attenta nell'asciugare perfettamente il pennello dopo averlo lavato. Per quanto riguarda i tempi di asciugatura, mi sono un po' documentata e ho visto che in alcuni video consigliano anche di utilizzare il phon o l'embosser per forzare l'asciugatura degli strati di colore. Io sinceramente non ve lo consiglio perché avevo fatto questo tentativo e avevo visto che se si forza troppo l'asciugatura il colore tende a spaccarsi. Per cui io vi consiglio di aspettare i tempi normali di asciugatura dell'acrilico che non ho cronometrato, ma sono nell'ordine di una mezz'oretta 40 minuti per l'asciugatura superficiale, quindi per passare al secondo strato. E la cosa migliore è lavorare sulle due scarpe parallelamente, così che mentre su una scarpa si asciuga il primo strato di colore, potete lavorare sull'altra scarpa e poi appunto alternarla con la prima. In questo modo non avrete problemi nell'aspettare i tempi di asciugatura. Poi, per quanto riguarda la stesura del colore, in alcuni pezzi particolari della scarpa, ad esempio sulla striscia della Nike, io sono andata abbastanza tranquilla a farlo a mano libera perché ho la mano piuttosto ferma, però in molti video utilizzano lo scotch carta per fare le mascherature, quindi se avete paura di sbagliare e di uscire fuori dai margini, potete fare benissimo le mascherature con lo scotch carta, dipingere le zone che volete dipingere in un dato colore e poi andare a rimuovere lo scotch carta. Un dettaglio che non si vede in questo video, perché poi in realtà l'ho ritoccato a telecamera spenta, è che praticamente il bordo della striscia della Nike mi rimaneva di colore rosa ed è tipo questione di un millimetro e mezzo, che era però comunque un pochino visibile. Non volevo colorarlo di blu per paura di sbavare su tutto quanto il fianco della scarpa, quindi praticamente in un momento successivo sono andata a colorarlo con il bianco. In questo modo non ci sono più segni rosa sulla scarpa, quindi ho coperto il rosa e non ho rischiato di fare sbavature con il colore blu. Per quello che riguarda il disegno, avevamo preso una reference su Pinterest, quindi sto in realtà un po' copiando dal disegno che voleva mia figlia, ma modificandolo ovviamente, perché cambia il modello di scarpe e ovviamente cambia la mia mano rispetto a quella che ha fatto il disegno. Avevo provato a fare il disegno a matita, ma la mia mina era troppo dura, quindi il segno a matita non si vedeva assolutamente sulla scarpa bianca, per cui nel caso in cui vogliate farvi un bozzetto a matita, vi consiglio di dotarvi di una matita con le mine molto morbide. Forse una mina B sarebbe visibile, può lasciare più traccia su questo tipo di ecopelle. Quindi io ho fatto tutto quanto il disegno a mano libera senza avere il bozzetto sotto, si tratta comunque di un disegno molto irregolare, un disegno di fantasia, quindi è anche un disegno facile da tracciare a mano libera. Se fosse stato più complesso avrei avuto bisogno comunque di un riferimento, di una traccia al di sotto.
Spesso mi chiedete anche informazioni sui pennelli che uso. Nel kit che ho acquistato ci sono dei pennelli ottimi della Angelus, che sono però tutti dei pennelli con delle punte piuttosto grandi. Io avevo già da tempo invece questi pennelli con le punte sottili per la pittura di dettaglio e sto utilizzando dei pennelli 0 e 00. Il livello di dettaglio però non è dato tanto dalla punta del pennello, ovvio che quella contribuisce moltissimo e anzi in commercio si trovano anche punte ancora più fini, ma è dato anche e soprattutto dalla consistenza del colore, perché io vi posso assicurare che ho utilizzato questi pennelli con un altro tipo di acrilici, con gli acrilici tradizionali, e non si riesce ad arrivare a questo livello di dettaglio. Quindi i colori della Angelus hanno una fluidità che è giusta e perfetta per fare questi dettagli senza bisogno di essere diluiti, e questo la trovo una cosa fantastica, mentre con gli altri acrilici bisogna sempre trovare il giusto punto di diluizione per poter poi dipingere in un certo modo. Vi dicevo all'inizio del video che abbiamo combinato il disegno che sta sulle due scarpe. Infatti, sulla prima scarpa ho fatto la striscia della Nike blu e poi i tentacoli del mostro marino neri e bianchi. Sulla seconda scarpa andrò a fare l'onda nei toni del blu e del bianco e farò la striscia della Nike di colore nero. Inoltre, in un secondo momento mi è venuto in mente che potevo far diventare la fascia della Nike sulla prima scarpa praticamente l'equivalente dell'onda. Quindi dopo sono andata a dipingere l'onda sulla scarpa che avete visto fino a un minuto fa e ho fatto diventare quest'altra striscia della Nike che sarà nera praticamente degli altri tentacoli del polipo. E questa è stata una mia interpretazione della combinazione dei due disegni ed è sinceramente una cosa che non ho visto su nessuna delle reference delle ispirazioni che avevo trovato su Pinterest. Un'altra cosa che riguarda la pittura di queste scarpe è che sempre come primo esperimento abbiamo provato a dipingerle sia dal lato interno che dal lato esterno con un disegno il più simile possibile. Il mio consiglio però è quello di prendere appunto delle scarpe completamente bianche e di disegnarle solo dall'interno, perché abbiamo notato già dai primi giorni in cui mia figlia ha utilizzato le scarpe che in alcuni punti all'interno delle scarpe queste scarpe strusciano e proprio in quei punti tende a togliersi il colore. Non è un difetto evidentissimo, nel senso che capita solo lì dove la fascia della Nike o il bordino retro della Nike sono in rilievo e quindi vanno ad urtare uno contro l'altro. Se quella striscia e quel bordino fossero stati lasciati bianchi, nelle altre parti della scarpa non ci sarebbe stato nessun tipo di usura. È proprio in quei punti invece che si va a creare un punto di usura. Ho comunque ritoccato la scarpa dopo il primo giorno che l'avevo utilizzata, le ho ritoccate e gli ho dato degli strati in più di verniciatura in quei punti per far durare di più la decorazione. E questo ve lo dico proprio per andare a puntualizzare il fatto che i colori sono ottimi, sono resistenti, ma lì dove c'è un movimento che porta a due parti a strusciare di continuo, ovviamente un pochino il colore se ne va, ma non spellicola mai, cioè i colori acrilici normali sarebbero spellicolati e se ne sarebbe andata tutta la decorazione. Invece lì si consuma solo leggermente il colore e si va a vedere un pochino il rosa che era sul fondo, insomma niente di tragico. Ma se avete l'accortezza di utilizzare questi colori su parti che non vanno poi a strusciare e che non sono in rilievo, state tranquilli perché la tenuta è veramente ottima.
Sulla seconda scarpa, come vedete, sto realizzando l'onda pezzettino per pezzettino. Diciamo che questa è stata molto più difficile da realizzare rispetto ai tentacoli del mostro marino. Però sono molto soddisfatta del risultato e tra i due soggetti devo dire questo è quello che a me personalmente piaceva di più. Mi sono leggermente ispirata all'onda di Hokusai perché ho visto che viene utilizzata moltissimo per decorare le scarpe, però non ho voluto fare una copia dell'onda di Hokusai. L'ho presa come riferimento molto molto lontano. Potrei anche provare a dipingerla con più attenzione. Qui non volevo che fosse una copia di quel disegno perché è un disegno abbastanza complicato e quindi ho preferito fare qualcosa di leggermente più semplice, anche un po' più personale. Spero che questo tipo di video vi possa interessare, anche se sono dei video un po' diversi da quelli che faccio in genere sul canale, però questa pittura su pelle mi sta prendendo tantissimo e mi piace proprio per personalizzare, gli oggetti che utilizziamo nella vita quotidiana, scarpe, borse, portafogli. E se avete delle domande, scrivetemele nei commenti così posso rispondere e magari possono vedere tutti quanti la risposta. Io finora ho cercato un po' di rispondere a tutte le domande che mi erano state fatte nei video precedenti. Dal momento che non ho più niente da aggiungere a livello tecnico, su questo tipo di pittura, io adesso vi lascio alle immagini in cui ho completato la decorazione con un sottofondo musicale. E se vi è piaciuto il video, vi raccomando di iscrivervi al canale perché sicuramente farò altri video sempre utilizzando questi colori. E lasciatemi un pollice in su, lasciatemi un commento per dirmi anche se vi è piaciuto e magari aiutatemi a farlo conoscere condividendolo sui social, su Facebook o dove preferite voi. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram e su Facebook, appunto, basta che cercate Archidee o Diana Archidee, mi trovate molto facilmente. Ho anche un account di TikTok, anche se non sono molto molto brava, non ho ben capito ancora quali sono le dinamiche di TikTok, ma intanto vi invito a seguirmi e poi man mano imparerò anche quello. E anche su TikTok naturalmente mi trovate come Archidee, mentre il mio sito ufficiale è www.archideonline.com e se vi iscrivete alla newsletter riceverete tutte quante le offerte relative ai miei corsi. Io adesso vi lascio alle immagini finali della pittura di queste scarpe, vi lascio alle foto delle scarpe finite, spero davvero che vi sia piaciuto, vi saluto e ci vediamo presto al prossimo video, mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Ciao!